Con l'approvazione dei moduli Jean Monnet, l'Università degli Studi di Perugia è balzata al secondo posto tra le istituzioni che offrono insegnamenti di eccellenza nel campo degli studi sull'Unione Europea. Ma cosa sono questi moduli e quali sono gli insegnamenti che comprendono? Ne parliamo tra pochissimo con la professoressa Stefania Stefanelli, delegata del Rettore all'internazionalizzazione e alla cooperazione internazionale. Professoressa Stefania Stefanelli, nel chiostro di Palazzo Murena, Università degli Studi di Perugia, cosa sono questi moduli Jean Monnet e che tipo di insegnamenti prevedono? Allora, sono cattedre e moduli Jean Monnet. Abbiamo ricevuto il finanziamento per una cattedra che è pari a 30.000 euro e è gestita dal professor Roberto Cipitani del Dipartimento di Medicina. E si occupa della libertà di ricerca e della libera circolazione dei ricercatori all'interno dell'Unione Europea. Hanno cominciato a circolare le merci, poi gli imprenditori, poi i professionisti. La libera circolazione della ricerca significa anche che la ricerca ha dei limiti, ha delle potenzialità entro i quali deve svolgersi e può potenziare ovviamente il benessere collettivo. Poi sono stati finanziati altri due moduli. Uno che è quello di cui è responsabile il professor Francesco Paolo Micozzi di giurisprudenza, che è relativo ai rischi che incontrano le banche dati su cui si regge tutto il sistema informatico, quindi rischi di attacchi, perdita di confidenzialità, perdita di accessibilità, di integrità e come fare un vademecum per imprese, professionisti, giornalisti per fronteggiare questi rischi. È un progetto che è stato apprezzato anche perché oltre l'università, oltre l'ambito dei ricercatori, coinvolge anche la società civile, per esempio la comunità hacker, i giornalisti, i professionisti, per far sì che tutti questi nostri, che sono il nostro petrolio attuale e del futuro, i nostri dati, siano davvero gestiti nel modo più sicuro possibile. L'altro progetto invece è del Dipartimento di Economia e in quel caso si tratta di studiare i cambiamenti climatici, la sicurezza ambientale e la sicurezza alimentare e la politica europea di gestione di questi rischi e della sicurezza, quindi contemporaneamente alimentare dei cittadini e dell'ambiente in generale. È stato finanziato anche un altro progetto del Dipartimento di Economia, in questo caso è un'azione diversa da Jean Monnet, ma comunque sono sempre finanziamenti comunitari, e in quel caso la professoressa Bianca Torquati si occupa del benessere in agricoltura a 360 gradi, quindi sia le imprese sociali agricole, il benessere degli imprenditori, il benessere degli animali e in generale dell'azienda in sé, quindi a cascata anche il promuovere per i nostri studenti una didattica d'eccellenza anche per diventare imprenditori o per sostenere gli imprenditori in questo tipo di agricoltura del benessere. Proprio parlando di studenti, perché è importante offrire questo tipo di insegnamenti? Quali sono i vantaggi? Allora, intanto perché portiamo a Perugia l'insegnamento di eccellenza europeo, quindi queste cattedre non lavorano soltanto per gli studenti ma lavorano per tutta la collettività, la società civile, quindi faranno dei convegni, faranno delle lezioni aperte, faranno degli esperimenti anche sociali o anche in laboratorio, portando a Perugia il massimo dell'eccellenza della didattica internazionale. In più a questo si collega il fatto che il lavoro che è stato svolto è stato premiato anche da un punto di vista di mobilità degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, perché l'Agenzia Europea ha finanziato con 1.837.000 euro per l'anno accademico 2021 la mobilità internazionale degli studenti che vanno a fare un periodo di studi all'estero e che quindi hanno sostenuto con questi fondi e con l'uguale sforzo in più che fa l'università con i propri fondi, il viaggio per recarsi all'estero, una mensilità diaria, insomma, per pagarsi da vivere, un appartamento, le spese, e tutti gli esami che fanno sono riconosciuti nel loro curriculum. È importante non solo perché gli esami vengono riconosciuti, ma perché si impara una didattica differente. Chi torna dall'Erasmus torna con una mente diversa.
con un'esperienza di vita diversa. E perché vivere in un paese da studente non significa andarci in vacanza, significa diventare davvero cittadini dell'Europa. Forse l'Europa l'ha fatta più l'Erasmus che le frontiere abbattute con Schengen, insomma. Perché state puntando tanto sul creare un senso di comunità e di collegamento anche con altre istituzioni o con altre entità in tutta Europa? Certo, prima di tutto perché è la cifra di questa amministrazione. Facciamo squadra a tutti i livelli, prima di tutto intorno agli studenti, con gli studenti che sono il nostro cuore pulsante. L'università esiste per gli studenti e in funzione degli studenti. E non deve rimanere chiusa nelle mura dell'Ateneo e tantomeno chiusa nelle mura cittadine o regionali. Deve offrire agli studenti la possibilità di avere un percorso di eccellenza per poi poter accedere alle migliori offerte di lavoro professionali, di formazione professionale, per farli davvero cittadini di una comunità globale che non è soltanto quella che si fa su internet, ma quella che si fa con i rapporti personali attivi, muovendosi quando è possibile, naturalmente, al di là del periodo. C'è stato questo come grande riconoscimento, perché venire da un periodo di blocco della mobilità, necessario in conseguenza della mobilità fisica, intendo dire, per il Covid, e avere tutti questi riconoscimenti significa che abbiamo lavorato non soltanto per gestire, per tamponare l'emergenza, ma per pensare al futuro. Io penso che l'università debba prima di tutto pensare al futuro dei propri studenti.